Potresti presentare te stesso? Ciao, sono Maurizio Falzone, sono il responsabile officina e formatore tecnico per Auloat Italia, ho 43 anni e lavoro per Auloat dal 2016. Qual è la tua esperienza prima di entrare nel mondo Lot? Beh, io ho una formazione di tipo meccanico e elettronica, sono cresciuto lavorando sulle automobili, poi sono passato alle moto. Poi sono approdato nel mondo delle piattaforme aeree lavorando per un grosso noleggiatore e poi sono passato in Europa. Perché sei voluto diventare formatore? Ma all'inizio l'ho presa un po' come una sfida personale perché mi volevo dato questo obiettivo, alzare l'asticella da tecnico, fare il passo in più, vuole fare il formatore tecnico. E adesso devo dire che è un piacere comunque passare quelle che sono le tue conoscenze agli altri. Qual è la differenza tra formare tecnici Olot e tecnici dei clienti? Non c'è una grossa differenza sostanziale, se non che purtroppo il tempo, perché quando facciamo formazione ai clienti, bisogna concentrare molte nozioni in un'unica giornata, massimo due. E quindi cerchiamo di dedicare più tempo possibile sulla parte pratica, non tanto sulla parte in aula. Fatto ai nostri tecnici interni, diciamo che siamo agevolati perché abbiamo una formazione giorno per giorno continua, anche direttamente qui in officina o sul campo, quindi vuol dire che la formazione viene fatta tutti i giorni. Qual è la tua opinione sulla formazione virtuale? Devo dire che il risultato è stato abbastanza soddisfacente. Da ricordarsi comunque che a seguito di questa parte teorica a distanza deve sempre seguire una parte pratica per focalizzare quelle che sono nozioni che ci siamo dette direttamente sul campo. In futuro, io spero che con l'avvento di nuovi strumenti tecnologici io penso che questa tipologia di formazione sicuramente venga molto promossa e potrebbe essere davvero il futuro della formazione. Su quali training stai lavorando adesso? Ma adesso sto preparando un corso di formazione su questa Sigma 16 per dei clienti che verranno qui domani, quindi inizierò a preparare qualche piccolo scherzettino per vedere se hanno appreso bene tutto quello che insomma, ci siamo detti in aula. Vediamo di fare un po' di ricerca guasto direttamente sulla macchina. Il tuo più bel ricordo durante una formazione? Ma un ricordo in particolare, forse va bene, un po' l'imbarazzo della prima volta che ho fatto formazione, quello deve essere. Però devo dire che ogni volta che faccio una formazione dei clienti, ma anche interno, il ricordo proprio che mi rimane sempre è il feedback positivo alla fine giornata che si riceve, quello è proprio il massimo della soddisfazione anche per me, insomma, che posso tenere, me lo ricordo, questo qua devo dire che davvero è uno dei ricordi più belli.